Eccoci qua, questa giornata piovosa, e quindi noi ci incappucciamo. Abbiamo appena visto questo Gli Uomini d'Oro, che è un film tratto da una storia vera del 95, una rapina, una cosa. Liberamente ispirato e con degli attori, direi Edoardo Leo e quell'altro, come si chiama? Memphis. Sì, ma che mi piace, il figlio di Tognazzi. Fabio De Luigi, insomma, diciamo tutti attori che di solito fanno film comici, perché io sono abituato a ridere quando li vedo, e invece niente, fanno i seri, non fa ridere mai, no. È una storia seria, è una storia vera, una storia maschia, è una storia così di una che si svolge a Torino, città tra l'altro molto bella. Bellissima, soprattutto in inverno. E niente, e a me non è dispiaciuto, devo dire, questo film. Sì, ci è piaciuto, ve lo possiamo anche consigliare, diciamo, visto che è quasi Natale. Non è un film di Natale, è un film di prenatale, è un prenatal, un film prenatal, però molto fatto bene, una storia, insomma. Chiede belli col fiato. Sì. È una specie di una casa di carta, però italiana, capito? Qui la gente ci guarda. È una casa di carta igienica. È una casa di carta italiana. Sì, pensano che siamo famosi, pensano sì, che siamo influencer. Mirano questi, girano col telefono in mano sotto la pioggia, sono normali. Una casa di carta italiana, e viva la carta italiana. Quindi consigliato 3 stelline per questo film. Anche 3.5, dai, roviniamoci. 3.5, 3 quarti. Molto, un film un po' serio con attori comici, ma poteva anche essere un film comico con attori seri, però stavolta hanno fatto così. Quindi Gli Uomini d'Oro, come me, anche io sono un uomo d'oro, d'altra parte tu non puoi negarlo. Tu c'hai d'oro solo che sono il dente. Un uomo d'oro col dente d'oro, ma adesso non si vede, c'ho anche una barba lunga, mamma mia, sono proprio un barbone stasera. Quindi Gli Uomini d'Oro come me, e un film consigliato, qualcuno ci ha già messo pure un mi piace, andiamo a vedere anche chi è stato, grazie Ciao, per grazie il mi piace sulla fiducia, e andiamo a mangiare, sto morendo di fame, e buona cena, al prossimo film, e viva l'uomo d'oro come me, e viva Gli Uomini d'Oro, però Ciao. Ce ne sono molti pochi, quindi attenzione, diffidate dalle imitazioni.